Attesa e sognata, PS5, la nuova console di casa Sony, è rimasta nell'ombra per tanto tempo. Pur avendo scoperto parte dei dettagli della macchina da gioco giapponese nel corso degli ultimi mesi, l'unica fonte interessante di notizie erano rumor, leak e brevetti. PlayStation 5 non aveva una forma, non avevamo accesso alle specifiche tecniche ufficiali, ma per fortuna Sony Interactive ha pensato bene di svelare qualcosa in più riguardo alla sua futura console. Ora quindi scopriamo insieme tutti i principali dettagli sulle specifiche tecniche ufficiali di PlayStation 5. Mark Cerny si è dilungato in 53 minuti di conferenza trasmessa online tramite il canale ufficiale YouTube parlando di quelle che sono le specifiche e alcuni dettagli per quanto riguarda l'architettura e le tecnologie implementate sulla futura console, concentrandosi in particolare su un paio di aspetti. Primo tra tutti sicuramente l'SSD che monterà PlayStation 5. L'integrazione dell'SSD è quindi stata la richiesta numero uno per la console di prossima generazione, per cui Sony fornirà il doppio dello storage allo stato solido rispetto a PlayStation 4. Ciò consentirà a PS5 di avere un SSD appunto da 825 GB. Oltre questo, abbiamo avuto diverse riconferme, a partire dalla CPU, sarà basata su Zen 2 a 8 core e con una frequenza che raggiungerà un picco di 3,5 GHz, a una GPU che come potenza dichiarata raggiungerà i 10,28 teraflops e una frequenza massima, ma parleremo di frequenza tra pochissimo, di 2,23 GHz, con 36 compute units dedicate. L'architettura è stato riconfermato essere RDNA2, personalizzata chiaramente in questo chip, e la memoria dedicata sarà chiaramente di tipo GDDR6 a 16 GB. La larghezza di banda in questo senso sarà di 448 GB al secondo, e il throughput, di cui si è parlato anche questo molto, raggiungerà i 5,5 GB al secondo. Quindi, come potete vedere, PS5 propone 10,28 teraflops rispetto ai 12 di Xbox Series X, anche se la vera differenza sembra essere innanzitutto il throughput, che compresso raggiungerebbe i 9 GB al secondo contro i 4,8 di Series X, oltre a una frequenza variabile, come vi dicevo prima. Come abbiamo visto, PS5 potrà contare su un processore 8 core Zen 2 a 3,5 GHz e la GPU appunto da 36 compute unit a 2,23. Cerny ha spiegato infatti che al posto di andare a frequenza costante e fare in modo che la potenza cambia a seconda del carico di lavoro, PS5 ha preferito optare per un sistema che eroga la giusta potenza di elaborazione lasciando che la frequenza variabile della console gestisca i carichi di lavoro in base alla necessità. Oltre a questo, PS5 potrà gestire un ray tracing accelerato tramite hardware dedicato, che permetterà di avere accesso a giochi visivamente più realistici, come siamo stati abituati a vedere anche qui sul nostro hardware PC negli ultimi 2 anni. E ultime due cose su cui ci si è concentrati parecchio durante questi 53 minuti di videoconferenza sono il Tempest Engine, ovvero un engine dedicato audio, che ha come mira quella di riprodurre i suoni in maniera molto più distinta e chiara. Anche Digital Foundry ha affrontato l'argomento nei giorni scorsi e ha parlato appunto di come il Tempest Engine sarà in grado di ricreare in maniera indipendente il suono di ogni singola goccia all'interno di un fenomeno pioggia riprodotto in un videogioco. Oltretutto si è parlato, anche se non moltissimo, di retrocompatibilità, che non pare essere disponibile per ogni gioco PlayStation 4. Ma ora, come detto, questo è un breve sunto, quindi tocca a voi, qua sotto nei commenti, farci sapere la vostra opinione su PlayStation 5 e su quello che si è visto oggi durante la conferenza. Io posso solo lasciarvi lo spazio qua sotto nei commenti e darvi appuntamento, come detto, nei prossimi giorni in tanti, tanti, tanti altri video ancora, sempre riguardanti PS5, Xbox Series X e tante altre cose ancora.